Ma mi succede di tutto qua! Ho fatto 7 infarti. Sta andare in acqua che ti fai male, che la gente muore. Porca miseria, mi hanno chiamato che devo correre! C'è la marina! Allora, mi hanno chiamato dicendo che c'è un piccolo spiraglio per poterla portare fuori, perché ecco lì. Si vede? Si vede? Porca di quello. Quello che è successo è che ieri avevamo 40 nodi di bora, per cui non potevano portare la barca fuori con la gru. Oggi abbiamo un momento bellissimo, solo che non dura molto, nel senso che il tempo è variabile, e oggi dobbiamo fare l'antivegetativa alla barca. Questo significa che non può piovere o fare brutto tempo. Ma io spero che questa sia la fine, ma ho paura che, avendo preso un'auto, una barca, sia solo l'inizio. Ho qualche neurone che va storto stamattina. Confondo le parole, va bene. Questa è la bella isola. Bella giornata oggi. Ed via! Molti di voi chiedevano, ma sei in barca? Sei a casa? Perché dalle storie di Instagram non si capisce. Neanche nella mia testa si capisce. Nel senso che sono ancora un po' confuso. Cioè, no, sicuramente sto andando a vivere in barca. Il problema è che sto cercando comunque di avere una base qua, anche piccola, ma in Slovenia non si trovano appartamenti perché la costa è grande come un buco. Nel mentre devo anche mettere a posto la barca. Sto finendo di mettere a posto, pensavo di metterci 2 settimane, è un mese e mezzo che ci siamo dietro. Verranno dei marinai a venire a darmi una mano, perché comunque, ragazzi, non sono ancora un velista esperto. Spero di diventarlo il più presto possibile, soprattutto all'occorrenza. Eccola qua, Katia, vedete, manca tutto il tendalino, è tutta vuota, è tutta anche sporca, perché stiamo cambiando anche quello, che mettiamo i pannelli fotovoltaici qua sopra. Adesso mi duole farvela vedere così, perché insomma devo farvela vedere tutta bella, però la vedrete presto. Eccoci. Attiviamo un po' di cose. La barchetta, messa un po' a posto. Katia sta un po' meglio dentro, anzi sta molto molto bene dentro. Adesso vediamo di metterla a posto anche fuori. Non ho potuto filmare finora, ragazzi, ma... È bello quando hai delle persone che hanno tipo 50 anni di esperienza, perché si entra proprio in velocità, tranquilli, come fosse tutto normale. Io ho fatto 7 infarti mentre siamo entrati. Poi il trucco qual è? Il trucco è sempre dire che non sai niente. Cioè, mettere da parte l'ego, io ovvio che ne so un po', però preferisco dire che non so niente, così la gente si aspetta che io faccia cazzate. La barca è esperienza. Io ne ho tanta in mare, con una barca a motore, ma vela è un'altra cosa, soprattutto quando è grande. Ora abbiamo mollato, scusate l'immondizia, lo strallo di poppa. Io sto imparando i termini in italiano perché li so solo in inglese. Cosa sto facendo qua? Sto facendo un vlog. un vlog. Diciamo che voglio sporcare un po' il canale. Io non amo mai troppo mettermi sui binari con le cose a tavolino. Preferisco lanciarmi, pronto, spara e poi mira. Per chi ha fatto fallo, il mio percorso ne sa qualcosa. La cosa migliore intanto è fare, è l'azione. La cosa più scontata, ma più importante di tutto, che se solo fossimo in grado di metterla in pratica avrebbe un risultato sulle nostre vite potentissime, diceva Sherlock Holmes, nulla è più sfuggente dell'ovvio, è che qualunque cosa abbiate per la testa, anche se è un progetto enorme, anche se è qualcosa difficile da fare o quasi impossibile, prendete il grande problema o il grande challenge o qualunque progetto sia, e riducetelo in micro problemi. Qual è la primissima cosa di azione che potete fare che non vi costa niente? Per esempio, voglio andare a vivere all'estero. Bene, iniziate a cercare voli, appartamenti, guardate città. Fate quel passo, perché a livello cerebrale succede una cosa incredibile. Il cervello si porta già in quella ottica e si sente già all'interno di un nuovo progetto, per cui fa fatica a mollarlo, porta tutte le energie cognitive su quel progetto. Come dire, mi hai fatto partire, la frizione statica è stata smossa e quindi ora io non ho voglia di averlo fatto per niente. Però io adesso non vi spoilerò troppo, perché il tutto è su fallo, chi l'ha fatto lo sa. Però è veramente incredibile quello che accade. È tutto facendo una singola prima azione. Non la voglio mettere semplice, attenzione, non partiamo subito con ma qua, ma là, ognuno si faccia le proprie analisi, no? E ognuno
poi faccia i parallelismi con la propria vita, però veramente basta fare quel primo passo e qualcosa si smuove. Non sto dicendo che di conseguenza le cose saranno fatte, però primo passo, poi se va va, se non va no, però piuttosto che stare fermi non fare niente. La cosa più incredibile che mi ha sempre stupito delle barche è l'altezza dell'albero. Sapere che un singolo individuo ha la responsabilità di una roba lunga, ma soprattutto alta. E quando le vedi muoversi che escono dalla darsena, è veramente incredibile vedere uno tra i tanti alberi che esce con questo palazzo enorme, altissimo, e la responsabilità che devi avere in quel senso. È come se qualcuno ti desse un palazzo da muovere in giro, eh? L'impressione di quella roba di oltre 20 metri che mi segue è incredibile. Se lui sapesse cosa non è uscito da quei tubi di scarico nel momento del problema della cacca. Ok, stiamo provando a capire perché ci sono i zinchi completamente mangiati al motore. Sembra che ci sia un problema di voltaggio. Ma che ne so io? Cosa si fa quando si è completamente ignoranti come me? Si impara e si fa cross-reference. Si sentono più specialisti diversi, ognuno dice la sua finché non si trova una media di ciò che può essere sensato e ciò che invece è un punto di vista soggettivo. Madonna che vento! Eccoci! Ma secondo me cade tutto perché c'è un vento pazzesco. Che dici? Ma sai che mi piace anche così? Direi teniamola fuori, cosa andiamo a dare in giro per mare che è pericoloso. Come dice mio papà, è pericolosa. Vai a fare, Mickey! Cosa fai? Sta andare in acqua che ti fai male, che la gente muore. Ah, va. E anche oggi andiamo a vederla come ogni giorno. Oh, mamma mia, se sembra nuova. Benissimo, Katia, avanti così. C'è ancora un mare di vento. Qui c'era un piccolo graffio e l'abbiamo messo a posto. Speriamo di metterli in acqua domani. Bene, allora abbiamo questi giù tolti e ora stiamo lucidando. Anche se la mattina presto è difficile perché arriva un po' il ghiaccio. Però adesso fanno 10 gradi perché oramai il mondo è andato a puttana.